intensa, fatta di tantissimi appuntamenti, più di 280, con 78.000 presenze all'interno del Palafiori e oltre 5.500 pass riservati per gli addetti ai lavori nelle sale blindate, le sale chiuse del nostro contenitore. È stata una settimana intensa, ricca di tante emozioni positive, tanti racconti che abbiamo testimoniato attraverso il nostro sito e i nostri social, e soprattutto una settimana in cui si è raccontato un festival diverso, fatto soprattutto di quella che è l'aria che si respira intorno al Palafiori, intorno all'Ariston, e quello che l'amore per questo festival da parte di tutti i cittadini che vivono al Palafiori come punto di attrazione in questa settimana. Tra i tanti artisti che sono passati da Casa Sanremo, quali ricorda con più emozioni in questo momento? Credo che gli appuntamenti più importanti sono quelli legati a James Taylor, che ha lasciato sicuramente un segno all'interno della nostra organizzazione per l'imponenza di un personaggio che sicuramente ha tanta storia da raccontare e trasuda proprio emozioni già con la sua presenza fisica, non solo per quello che può essere il momento musicale che avremmo gradito avere, ma non siamo riusciti ad avere. E poi la presenza di Michel Unzi, che all'interno di Casa Sanremo ha dato una ventata di luminosità alla casa, perché la sua semplicità e la sua ironia disarmante, molto spesso anche in attesa, che ha saputo trasmettere una freschezza di questo festival non solo nelle serate sanremesi in diretta, ma anche nel momento della sua visita nel nostro spazio. E poi sicuramente le emozioni di tanti showcase avuti sul palco di Casa Sanremo durante le serate, con una musica di qualità fatta da artisti veramente coinvolgenti, che hanno regalato emozioni a tutti i nostri ospiti.